Lo storytelling della mia vita sembra davvero scritto da qualcuno a volte. Vabbè, per farvela breve, ve la ricordate Marianna, la studentessa di psicologia di qualche video fa? Ecco, ha deciso di vendere il suo vecchio telefono per partire e supportare l'arte. E niente, questo è quanto. Perché ce lo stai dicendo? L'hai seguita? Ma che mo si mette pure a lavorare in ferie? Ragazzi, scusate, vi sento male, non prende benissimo qui. Ma perché mo dove stai? A Parigi. Donnez-moi sweet dory, je ne veux pas des bijoux de chez Chanel, je ne veux pas, donnez-moi les mesures, je ferai quoi, pa-pa-ra-pa-pa-ra-ra, offre-moi de personnel, je ferai quoi, amenoi un hôtel, c'est pas pour moi, offre-moi la tour. Cosa ci faccio a Parigi con Marianna? Per raccontare bene il futuro di una storia, a volte, bisogna tornare indietro. Tutti hanno un sogno che merita di essere realizzato. Gli avrei potuto, avrei voluto, avrei fatto, avrei. Sono determinati dalle scelte che fate oggi. Come per... magia. Ciao studentessa! Grazie di cuore per oggi. Senti, ma non lo so, io pensavo, magari, non lo so, uno di questi giorni potremmo vederci per conoscerci meglio. Che dici? E io intanto inizio a montare il video e... Dunque magia, eh? Sì, magia. Credi nella magia? Sì, l'arte. Se pensa ad esempio, pensa a qualsiasi opera. Prendiamo la Gioconda di Leonardo, no? Prima era una... una tela, anzi, una tavola. Una esatto, tavola. Esatto. Prima era una tavola, non c'era nulla e lui ha creato la Gioconda. E così è per qualsiasi altra forma d'arte. Pensa alla fotografia, pensa a un video, alla musica, qualsiasi cosa. Tu prima non hai nulla e poi regali delle emozioni. Hai delle emozioni così, all'improvviso. C'ho la sola risposta, però questi soldi li darai... agli artisti, ovviamente. Agli artisti, chiaro. Ok, l'idea era quella di finanziare gli artisti direttamente, ma l'arte è qualcosa di prezioso. E proprio per questo molti artisti non vogliono essere ripresi, perché preferiscono quell'arte che viene vissuta al momento. Incredibilmente, loro sono gli unici artisti che hanno dato il consenso a farsi riprendere per importare un po' della loro arte in Italia. Thank you so much, guys. Thank you. Mesdames et messieurs, le premier pays à mettre un billet de 5 euros, c'est l'Italie. On applaudit l'Italie. Ho mai detto che non vi ne vale pas grand chose. Elle passe in un instant comme vanelle rose. Questo mi ha fatto riflettere. Molto spesso le persone che scelgono di fare arte sono le più vulnerabili. Alcuni dei cantanti considerati i più grandi al mondo non riescono a riascoltare la propria voce. E non si tratta di rare eccezioni. Parecchi artisti, in ambiti diversi, hanno gli stessi problemi. La sensibilità che consente loro di fare arte è la stessa che li rende più fragili di fronte al giudizio. Ed è una cosa che mi fa incazzare, perché per quanto bravo, se un creatore è così spaventato dal giudizio da non riuscire a proseguire, beh, forse è segno che il suo desiderio di condividere le proprie opere non è forte quanto quello di autoproteggersi.
di passare da uno stato di buio ad uno stato di luce, trasformare le proprie debolezze in un punto di forza. Senti, ma detto tra noi, no? Qual è il vero motivo per cui hai venduto il telefono? Il vero motivo è quello di trasformare un'energia negativa in un'energia positiva. Detto così può sembrare strano, partendo da un telefono, ma quando lo acquistai mi accaddero veramente le cose più disastrate. E, si era addirittura rotto, l'ho dovuto portare in assistenza, era nuovissimo. Che sfiga. Esatto, allora sentivo come se avessi un legame negativo con quell'oggetto. Mi sono detta, lo rivendo e trasformo quello che per me è stata un'energia negativa in qualcosa di positivo. Che figata. Quindi finanziare l'arte. Esatto, così. Energia positiva con l'arte. Quindi dal buio alla luce. A volte capita a tutti di perdere la fiducia nel mondo, e in quei momenti aiuta sapere che ci sono persone disposte a fare del bene senza ottenere nulla in cambio. Sapete cosa? Mi sento ispirato. Stavolta è diverso. La persona a cui è stato trasmesso qualcosa sono io. Forse dovrei fare qualcosa di buono anch'io una volta tanto, perché ogni tanto posso anche sfruttare il mio piccolo potere mediatico per dare il buon esempio e non essere sempre quello che si lamenta delle perdite o del fatto che la nostra Italia è vittima del mismatch lavorativo. Perché il fine di tutto ciò non è fare arte, non lo è mai stato. Il fine è sempre stato quello di ritrovarsi in quello stato che rende l'arte inevitabile. Possiamo trovarla in tutto ciò che facciamo, perché c'è un momento per l'arrivo di certe idee che troveranno il modo di esprimersi attraverso di noi. Essere un artista significa riuscire a captare l'arte che vuole manifestarsi attraverso di noi. Prendete qualcosa che per voi non ha più valore. Uno smartphone, una giacca, un paio di cuffie, e vendetelo per ridargli un nuovo valore, perché così, e solo così, quella cosa passerà come per magia dal buio alla luce.